ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua per farvi vedere gli ultimi miei acquisti d'anni che ho fatto all'IKEA. Sapete che vi ho fatto vedere nel vlog che sono andata all'IKEA con mia mamma, ho speso un sacco di soldi, solo i mobili che poi vi dovrò far vedere. Praticamente ho preso i mobili per la mia cabina armadio. Mi raccomando, se volete vedere la mia cabina armadio, che l'ho quasi finita di sistemare tutta, lasciatemi tanti like a questo video, così vi giro il video del tour della mia cabina armadio. Finalmente, veramente è stata una liberazione avere una cabina armadio tutto ordinato, quindi veramente non vedo l'ora di farvi il video. La poltroncina, che è bellissima, tutta a fiori, un po' shabby, un po' estiva, mi piace tanto e rende l'ambiente del salone un po' più movimentato, un po' più allegro. So che a tante di voi piacciono i miei gusti shabby, un po' così, un po' classici, la moda del momento, l'arredo shabby, quindi mi piace tantissimo condividere. Io ho preso questa qua, che è un vasetto, che a me piace tanto questo vasetto di IKEA, ce l'ho in vari formati, vi dico la verità. Con questo qua si può utilizzare anche tipo per portapenne, portapennelli, perché è molto versatile. Io lo uso anche proprio come vasetto, che poi il suo significato per cui è nato. Ci ho messo questa piantina finta. So che tanti di voi mi dicono: ah, ma prendi anche le piante vere, i fiori veri. Non sono molto amante di prendere i fiori veri, perché mi dispiace toglierli e poi si seccano e si buttano, è peccato. Però ho comprato delle piantine, ma ahimè, dopo qualche giorno già si sono seccate, quindi proprio non so, non ho il pollice verde, ma neanche diciamo azzurro, proprio zero. E qua che ne ho presi tipo un set completo, che a me piacciono tanto. A me piacciono tantissimo i piatti grandi, perché mangio tanto, da come avrete potuto vedere nei miei video delle ricette. Uso spessissimo questi qua, mi piace perché sono molto grandi e quindi non si sporcano tanti piatti, cioè io metto il secondo col contorno, a volte anche il primo col secondo, comunque metto tanta roba qua dentro, mi piace avere il piatto con tutto e mischiare tutti i sapori, insomma sono un po' un caso patologico. Comunque questi piatti io li adoro, questi chiari ci sono anche scuri, anche grigi, blu, comunque sono bellissimi e costano poco. Non so a casa vostra, ma a casa mia sono un po' con tanta facilità, quindi sto sempre a ricomprarli. Come piatto ho preso anche questi qua, questi sono molto molto semplici, piatto di sopra e piatto di sotto che sono bianchi, secondo me sono carini da utilizzare proprio quotidianamente, sono molto molto semplici, ma anche se viene qualcuno a pranzo, comunque sono semplici, secondo me fanno la loro figura, la semplicità vince sempre. Ecco qua, vi dicevo, un altro di questi vasettini, che poi la piantina dentro non ci va bene, hanno fregato, non va proprio dentro, però così anche è carina. E questo è molto carino anche per metterci proprio le penne sulla scrivania, guardate, è proprio carinissimo. E sopra con questo qua che sembra quasi vero, è veramente bello. E poi altri fiori finti ancora, eccoli qua, però guardate come sono belli, super estivi, di questo colore. Adesso mi sto fissando per questo colore, veramente lo stra-amo. Poi ho preso queste tazze, sono troppo troppo belle, veramente bellissime, facciano anche per decorare, ma anche tipo nelle foto. Questa me la immagino con una bella tazzuna di cappuccino d'inverno, no? Però adesso anche un po' di tè, insomma così ne beviamo molto perché è molto grande. Sono super sciabbi e carinissime, veramente secondo me questa è la tazza più bella che ha IKEA. Poi come bicchieri ho preso questi qua, che sono praticamente un set completo, dei bicchieroni, perché così come mi piacciono i piatti grandi, mi piacciono i bicchieri grandi, per il semplice motivo che così beviamo di più, che bere tanta acqua fa tanto tanto bene, quindi mi piace. Ovviamente non ci metti della Coca-Cola, perché tanta Coca-Cola non fa bene, però l'acqua sì, o il vino, no, non vale, però tanta acqua sì. Comunque, a parte gli scherzi, questo lo vedo bene anche con una bella limonata, perché è molto grande, con tutti i pezzi di limone, mi sto facendo venire voglia di limonata, io l'adoro. Ho una premuta d'arancia, un bel frullatone, perché è molto grande, quindi soddisfazione. Poi soliti tovaglioli, io adoro questi tovaglioli, li prendo ovunque vado. Questi qua sono a fiorellini, sono troppo troppo carini e vi ho detto che mi sto fissando questo motivo a fiorellini, veramente sto comprando tutto così. Comunque questi qua sono carinissimi anche tipo per apparecchiare una tavola più particolare, se viene qualcuno a casa magari non avete tovaglioli, quelli là di stoffa. Questi qua sono più carini rispetto a quelli tutti bianchi. Poi ragazze, come piatti, oltre a quelli là, i miei preferiti sono questi. Questi praticamente sono tutti trasparenti, quindi a volte sembra di star mangiando sulla tovaglia. A volte quando faccio la foto mia sorella mi dice: sembra che non è il piatto perché è trasparente, però è bellissimo, è veramente bello questo piatto, è molto grande, quindi perciò mi piace il stesso discorso. Ci metto, a volte faccio tipo un'insalata, dove metto insalata, ad esempio carote, fagiolini, pomodori, e faccio il mio piatto
quarto dei contorni in più a quello del primo, del secondo, vabbè. Comunque è bellissimo anche secondo me da utilizzare come vassoio, con tutto questo motivo qua un po' ondulato, molto molto carino. Questi anche ne ho comprati parecchi perché ne ho rotti parecchi. Non sto dicendo che i piatti di Ikea si rompono, no, assolutamente non mi permetterei mai, sto dicendo che io sono maldestra e rompo tutto, vabbè. Lasciamo stare. Dopo di questi qua praticamente ci stanno le guantiere, come si dice a Napoli, a guantiere, cioè praticamente un vassoio gigante, perché questo non è un piatto, è enorme, però è bellissimo questo piatto. Io me lo immagino a metterci dentro, ad esempio, una bella oratona gigante con un po' di insalatina, non lo so, oppure un bel piatto di pasta tutto grondante di pomarola. Comunque sono bellissimi questi piatti anche come vassoi, sono veramente veramente belli piatti anche da portata, per contorni, melanzane, zucchine eccetera. Vabbè, diciamo che questo video mi sta aprendo lo stomaco. Padelle ne abbiamo? Allora, non mi servivano padelle, ma ho trovato queste qua che non le avevo viste prima, è la prima volta che le vedo. Sono bianche con i manici grigi e quindi ho detto sono shabby chic, le devo comprare, sono bellissime. Di solito io le padelle nere le odio perché non mi piace il nero e quindi le ho comprate solo per questo. Tagliere, che io questi taglieri bianchi ce li ho in tutte le dimensioni, grandi, piccole, beh, in tutti i modi possibili e immaginabili. Cucchiarelle, che possono sempre servire, sono sempre utili per girare il sugo. Questa è una cosa utilissima, si devono montare le maniche sopra, si dice praticamente il manico sopra, ed è un bidone, non so come chiamarlo, comunque è carinissimo ed è tutto bianco, così, carino carino, sopra appunto vi ho detto c'è la maniglia che si deve montare per alzarlo. Allora lo potete utilizzare secondo me per metterci un po' di robe da togliere da mezzo, non lo so, i pupazzetti, non lo so che cosa, dei calzini, non lo so che cosa. Comunque è utile secondo me avere un cesto in cui buttarci robe che non vogliamo far vedere in giro. Io personalmente ci metterò la plastica, cioè la raccolta differenziata lo tengo nella cucina e ci metto la plastica dentro. Però si può utilizzare anche per qualcosa di più fashion che la moneta. Poi ho comprato queste, sono bellissime. Questa è una coppa, secondo me bellissima, non è da Ikea perché è super elegante, bella proprio. E la vedo bene metterci un gelato, anche una macedonia di frutta, è super carina. Mi piace tanto il fatto che comunque è così, no? Di solito le coppe non hanno questo qua. Invece questo lo puoi mantenere così e mangiucchiare, bellissimo. Poi ragazzi, sempre parlando di tazze, ho preso questa qua. Questa praticamente viene così, ve la faccio vedere aperta perché sennò non si capisce la bellezza di questa tazza, ne ho prese due. Viene con questo portatazze e questo sopra, non è troppo carino? Ad esempio in questo modo, ad esempio bevete il caffè, non lo so, quel che volete voi, il tè, quel che volete voi, in questo modo non si sporca ad esempio la scrivania perché c'è questo poggia sughero, non si sporca e non si fa il segno ad esempio se qualcosa di caldo. È tipo come anche appoggio, insomma, capitemi, comunque è bellissimo. Come me che comunque lavoro tanto al PC e sto sempre a bere cappuccini, tè, bevande, robe, tisane. Altri bicchieri, bicchieroni. Questo qua che è praticamente uguale a quello di prima, però semplicemente sotto è rotondo. Quindi non lo so perché l'ho preso pure così, però sono molto amante dei bicchieri grandi. Quindi come vedo bicchieri e piatti grandi ne compro. E questo è troppo carino. Questo qua anche come prima, per un bel frullato, una spremuta, è super estivo con tutto sto motivo così bello, pieno di ghiaccio, me lo immagino. Poi ho comprato questo tappetino che è troppo troppo carino, anche questo abbastanza shabby, un tappetino così tutto bello morbidoso da mettere nel bagno come scendidoccia, molto molto carino. Io vado alla ricerca dentro da Ikea di queste cose più sofisticate, più eleganti, più shabby, perché poi ci sono anche cose molto, no, tipo, non lo so, grezze, non so come dire altrimenti. Ho preso anche questo runner, molto carino, stesso discorso, lo trovo molto fine, carino, è bianco con delle sfumature beige, carino carino da mettere appunto sul tavolo, perché la moda del momento è quella di non utilizzare la tovaglia ma utilizzare o delle tovagliette o dei runner. Fateci caso, che rende il tutto più shabby. Poi infine scatole, ho preso queste qua, una miriade di scatole, cioè praticamente sono quelle là, quelle scatole bianche che tu monti e devo mettere appunto nella cabina armadio, perché tu le monti, sono molto molto utili e ci metti dentro ad esempio i maglioni invernali, cose che non usi molto spesso, quindi tieni tutto ordinato, cioè vedi tutte scatole bianche e non vedi il disordine, oddio, meraviglia. Ah, stavo dimenticando, c'era anche questa, guardate che carina, troppo bella, non potevo non farvela vedere, è tipo una spatolina
che c'era troppo troppo carina, che è bianca e nero, l'avrei preferita tutta bianca qua. Vabbè, comunque serve per staccare le cose, tipo i pancake, quando fate i pancake, frittatine, eccetera. Bene. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi abbia strappato qualche sorriso e tenuto un po' compagnia, oltre a darvi magari qualche spunto per i vostri acquisti, perché no? Lasciatemi tanti tanti like se vi è piaciuto il video e se volete il video della mia cabina armadio. Io vi mando tanti tanti baci, ma proprio tanti. Mua! 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 Ciao!